si sono ritrovate di fronte per la nuova edizione, la terza del torneo primavera di calcio 5. Si tratta di 6 compagini che hanno preso parte a un appuntamento diventato ormai classico ad inizio estate, che vede ai nastri di partenza Nocera Superiore, in particolare gli organizzatori della Matteo Solferino, e poi 2 squadre amiche di Salerno, l'Alma e la Scuola Calcio Eden Soccer, e il Santa Maria degli Angeli di Grotto, il Toria di San Valentino e i giovanissimi della Solferino, che all'ultimo momento hanno sostituito la Wembley, che ha dovuto dare forfè. In campo giovani tutti classe 99 e 2000, e per la cronaca hanno vinto quelli della Solferino, per la soddisfazione dei tecnici Michele Califano e Paolo Crescenzo. Ma sentiamo gli allenatori delle 2 squadre salernitane che erano presenti al torneo. Ringraziamo la Matteo Solferino per questa splendida iniziativa. Il torneo ha visto la partecipazione di 6 squadre. Alla finale sono arrivati l'Eden, che è un'altra società di Salerno come noi, e la stessa Matteo Solferino. Il tutto si è svolto nella massima sportività, con il massimo fair play, proprio per far capire ai ragazzi i veri valori dello sport e per avviarli anche a quella che è la carriera sportiva per chi la vorrà praticare. Aiutiamo questi ragazzi fondamentalmente a divertirsi, semplicemente per un fatto aggregativo, oltre alla passione soprattutto personale nel calcio a 5. Noi come Scuola Calcio esistiamo dal 2009 e siamo localizzati appunto a Salerno. Calcio a 5, diciamo, è un argomento un pochettino delicato, soprattutto per gli appassionati, per noi appassionati. E appunto proprio questi ragazzi che stanno qua a Nocera, che stanno facendo oggi sta finale, non lo fanno, partecipano con la nostra Scuola Calcio, col calcio a 11, però proprio in virtù dell'amicizia e dell'affetto che è rimasto appunto con gli amici di Nocera, sistematicamente veniamo a fare questa edizione.